Mi alzo dalla stanza, chiamo il mio fidanzato, e dico: Federico, ma perché ci sono le tane dei puffi in camera? Che belli! Non hanno le tane i puffi. Infatti, bravo! Eh. Buonasera a tutte. Buonasera a tutti. Benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai! Qui con me Stefano Rapone, ragazzo bello anche nel 2024, come stai? Bene, bene, dai, abbastanza... Ok, tu stai bene? Sì, dai, non c'è male, mi difendo. Sì, che sì. stai a fare? Beh, niente, ho fatto, ho fatto un massaggio oggi. Sì, ho fatto un di... massaggio? Sì, che sono un po' incriccato, quindi sto cercando, tornato dalla Thailandia, ho cominciato a cercare... Eh. Delle persone che fanno massaggi anche qui, e quindi sto testando nei pari, però insomma devo ancora trovare quello che fa per me. Ma che perché mi... che c'hai? C'hai tutto.? un po' di. Eh, sì, posizioni non, non, non corrette, magari mentre faccio le cose. Mm. quindi cerco massaggi, però senza chiaramente che Ve lo dico. Ah, senza, allora perché... non ti posso aiutare, ah, se, no no, se, no, no, se no ti conoscevi dicevo... uno che fa questa cosa. ti dicevo cosa. di passare da me per gli amici, questo è altro senza ah, chiedere soldi eh. ah, l'amicizia certo, è soprattutto questo ah, vabbè, eh. che, altro, che altro è successo? successo... Ah, è stata, non abbiamo parlato di accalarenza perché lei non c'è eh, no infatti ho rosicato che non c'ero io eh. l'unico assente il eh. dragone assente. assente tutti, tutti no, infatti l'unico che non ha, che però hai visto avrei visto i video No, sì, sì, l'ho visto che hanno fatto tutti il saluto, quello fascista, tutti coordinati, hai visto che bello... Era un nuoto sincronizzato, sembrava. Hai visto comunque il viso... Si saranno allenati, secondo te, in palestra... Dici che fanno? Sì, sì. Può essere. C, 6, 7, 8. 1, 2. Esatto. Al 2. Può essere. Sì, sì. Però hanno visto, ci stanno un sacco di video e non li hanno. nessuno Bella è stato sta, identificato. Sta, sta, roba, beh, ci muoviamo al, al C. Uno, due e fai... Esatto, cosa, Vabbè, no. Adesso tu pensi solo a questo. Sì, sto pensando. E però non, 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 non hanno identificato nessuno, sono usciti un sacco di video... Eh, ma li non li ho capito perché... Ma nessuno. Perché il saluto era commemorativo? Mm. Cioè? Capito? Cioè, era, tu lo vedi e dici questo è un saluto fascista. E invece era un saluto commemorativo. Quindi la commemorazione se commemori non viene identificato. Ah, cioè sei. Cioè, perché sei triste, c'è cioè, la tristezza. Eh, del... Tu dici c'è cioè, la nostalgia. No, la commemorazione è proprio cioè, ti protegge, è una protezione. Se tu commemori, non sei protetto da tutto, capito? Cioè, però perché non ho capito cioè, co come funziona questa cosa del. Allora, eh, come te lo faccio a spiegare? Ah, fai finta che il fascismo è il web, ok. E il saluto romano è l'antenna con cui ti connetti al web, ah, cerchi il segnale di Esatto. Così, okay. La commemorazione è come se fosse un software che ti protegge, ok. Da, da, dalle cose che ti possono succedere che sarebbe cioè in questo caso sono tipo la, la legge la costituzione i virus okay. la democrazia Quindi le ti cose ti eh. ok. ma se dovessi farmi un esempio con un brand diciamo quale vorrebbe essere allora sta come faccio la commemorazione è come NordVPN vpn ok yeah. Okay, eh, sì, esatto. sì, ti, protegge dai, da... ti protegge da tutto, capito? Sì, 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 ho capito e i ragazzi lo sapevano perché si, si stavano vedendo la puntata di Tintoriaco Frassinetti, ex sindaco di Predappio. Chiaramente, certo. Hanno visto è perché poi loro lo conoscono, questo è l'ex sindaco, quello cioè, figurati, certo. e, e quindi hanno visto il link in descrizione nordvpn.com. Hanno detto: Ammazza uno sconto del, del ventennio per cento. Bello 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 eh... Eh, no è vero è vero l'ho vista sta cosa perché poi ho visto alcuni filmati che mi hanno mandato così eh? i ragazzi le hanno I ragazzi certo. manchi solo tu eh, manchi, solo... manchi manchi cioè sento il <ride> cuoricino eh, e c'erano tutti quanti questi che cantavano eia eia basta un click quindi certo quindi la nuova stati. versione rivisitata certo eh, e anche oggi oggi ci siamo fatti i nostri XX mila uh, euro sì. che è il numero romano, insomma, certo eh, ci mancherebbe altro. Sì. Eh, non è certo, ma non è certo grazie alla tua conoscenza dei numeri romani, pur notevole che certo. siamo arrivati a questo numero di puntata. Che il numero di numeri romani te la raccomando? Eh, non è certo grazie alla democrazia forse che siamo arrivati a questo punto. O Chissà, forse sì. Chi non abbiamo la controprova per ora. <ride> Deve essere sicuramente grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di poter invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi vi presento l'ospite di questa puntata di Tintoria, signore e signori, solo per voi Brenda Lodigiani. Ti piace questo momento in cui ci ripresentiamo? Quando... Buona, sì, infatti. Sì, sì, ma perché non mi ricordo da che puntata ci hanno ah, detto ma come arriva l'ospite non vi alzate, non gli stringete la mano. Sì, è vero. Grazie e, che è, vi siete alzati. E noi subito ci siamo sentiti in difetto e quindi sì, lo questa facciamo. Questa cosa della mano. Della mano. Non ci baciamo, dopo il Covid non ci baciamo più. No, io e te dico, in generale. In generale. Eh, poi forse sul palco il bacio, cioè perché comunque noi adesso stiamo facendo lo show e quindi la prima volta... Cioè A ah, DC anche come, come presenza troppo. scenica e più una, una mano. Una, una sì, sì, invece del bacio, perché poi uno o due baci: due, due, vedi. due, o tre, andavano di moda tre baci, ad un certo punto. Sì, a però lodi forse, io sono di lodi. Eh, non forse lo so. in qualche regione. All'Odi tre baci perché ah, l'Odi no? comunque risente le influenze continentali, forse esatto? Essendo continentale, eh, sì. sì, 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 invece sì. qua siamo bestie mediterranee: due sì, baci, la mano, la mano. La mano, la mano. O, due, o due baci. E comunque torniamo: uno, due, eh, sempre esatto. certo. Come torniamo sempre là. discorso lì, e Stefano che ti conosce meglio si è preparato alle domande sì. eh, non, non facili, però insomma, sarai pronta. Sì, e come stai? Un po' me l'aspettavo, devo dire la verità. Ti eri preparata? No, però cominciavano così le sedute dalla mia analista. Ah, vedi. Per dieci anni era... Allora, Brenda, come va oggi? E eh. Niente, no, sto bene. Ma quindi è una domanda vera? Sì, sì, sì. sì. Cioè, chiedo com come stai, mi, mi interessa. Che ti interessa davvero. La tua salute, sì, no, sì. Sono un po' emozionata. Ah, addirittura? Devo dire. Sì. Sì, sì, eh, perché oggi ho fatto solo questo ah. Cioè non ho fatto altro eh, Mi sono preparata per venire qui Quindi per me oggi è tipo Sanremo uh, come Ci idea. sta, un Ci paragone sta. assolutamente <ride> sì, no, sì, sì. no, no, no um, uh, Bene, tu? Io abbastanza bene pure, sì, sì Non è incredibile come cambia l'accento ogni volta che vengo a Roma? Senti come si sporca eh? Sì. Non, non senti come divento romana? Ti sento proprio romanissima, cioè, infatti, una... cercavo di collocarti tra Trastevere no, e incredibile. Poi a un certo punto ho avuto un dubbio, Ostia, no, 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 <ride> più Trastevere, più Trastevere, infatti. Cioè, ogni volta che vengo qua, appena salgo sul taxi, eh, proprio Beh. lo sento. Ti Ti hai romano? preso un taxi oggi? Più di uno. Addirittura come mai così tanti? È eh perché sono venuta presto. Ti ho detto oggi io sono venuta qua, mh, ho lasciato a casa la famiglia e ho detto devo andare a fare il podcast. A che ora presto! E quindi alle 8 ho preso il treno per essere qui. Ah, e come è andata questa, queste taxate romane? Eh, non so se, se è bene, dai, posso chiederti app. Allora, eh, io faccio questa cosa, siccome i taxi, non voglio aprire però la polemica, la polemica, perché poi ne prendo parecchi, poi non vorrei che eh si no, incazzasse. Certo. poi pago con la carta sempre, quindi un bordello ogni volta. Per e, e torno ad essere sì, sempre sì. più romana, sento un bordello figa. Figa. Eh. <ride> faccio, siccome non ci sono mai, perché giustamente piove, quando pio piove, insomma, sono. vabbè, non entriamo nel merito della polemica, faccio... Telefono e intanto col viva voce e intanto cerco con l'app e quale app? Non aver paura di dire il nome delle app, noi qua pubblicizziamo tutto senza avere niente Beh, in cambio È l'unica app che c'è. Perché io no, ce ne sono varie. Ce ne sono. No. Io, io ne, ne uso Una. due, che per esempio a Milano. Funziona meglio i T-Taxi a Roma? Funziona meglio Free Now? Eh no, me. no, io la prima che hai detto i T-Taxi no, sì. perché con Free Now a Milano proprio ci sono mai, due, due taxi Ma mai usata? Ma Free now non era la macchina che noleggiavi? Volendo, mi sa anche quelle io macchinone qua... Sì, sì, senti sì, qua. Che... della Madonna. Esatto. Sempre per pensare, che eh... quando vai in una città e devi fare un date con qualcuno, affitti il macchinone e dici, guarda, non ho affittato Enjoy per dire no. Un ma c'erano le. Si può dire? Yeah. Sì, 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 Oddio, no, BMW, può, BMW ci paga. Tra ah, ok, quindi... no, 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 c'era la BMW. Qua le... siamo brandizzate da auto tedesche. Beh, bello. Sì, sì, sì. Beh, Potevate farmela trovare la macchina, la BM eh, invece mo... no, ho preso il taxi. Ah, no, beh. no, ma va bene, va bene. <ride> no, è andata bene il viaggio, mi ha lasciato al 43. Ah, quindi hai fatto un pezzo di strada Questa al buio, bellissima questa stradina. stradina la nostra sì, meravigliosa sì, via sì, del molto... Matrone. ce la invidia tutto è il mondo. No, no. Infatti... Infatti, ecco, eccoci, ci siamo. ci siamo. Ammazza, figa. E, no, cioè, comunque, sì, ho fatto tutto il pezzo a piedi, però non c'è la nebbia, e, quindi, insomma, mi e ho, ho, ho acceso anche la torcia del telefono, facevo così oh, oh, sì, sì. per farmi vedere. Comunque, non passano macchine in questa strada, no, 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 era no. solo serial killer, probabilmente. Mm -hmm senza macchina no, 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 a piedi parliamo. quindi se sei sì, più sì, veloce sì. del serial killer è fatta sì, sì, okay. sì. è tutta una questione allora di cardio mi preparo per il uh, rientro. Perché per il, Immagino rientro... Ver, eh, che il tassista verrà al 43. Aprile. No, il tassista però, te lo facciamo aspettare sulla casilina. Perfetto. Quindi il consiglio è: sì, tacchi sì. nello zaino due birre, così non senti i sassolini sotto i piedi. Pisciatina un attimo. certo, prima di, prima di e andare. Poi è il sì. motivo per cui spaccano i bicchieri, Per avere un'arma contundente <ride> eventualmente. Ok. Certo. No, no, va bene. Stefano, in realtà mi sembra che la tua seconda domanda sia stata già si abbastanza risposta Se... quasi, che era che hai fatto oggi. no, ah, allora, mio... eh, sì. Mi sono svegliata alle 7.10, ieri tra l'altro sono andata a letto molto presto, ma, ma che ve frega? Le... No, perché no, no, questo ci vai, interessa questo tantissimo. È... Ieri eh, avevo intenzione di guardarmi delle serie sul computer a letto e ci ho provato, mi sono vista l'ultima puntata di Masterchef. Si può dire Master, si, si, si deve, si deve può dire. dire. Ok, anche siamo. Sì, allora. Se vuoi ne parliamo all'ultima puntata di Masterchef eh, Aspetta che non mi ricordo Sì io ne parlo Oh spoiler se non l'avete Eh ragazzi Vabbè cioè... ma non è un thriller Chi se ne frega No, no cioè... siamo per... Questo succede quando venite a sentire i podcast al vivo Tra l'altro cioè, dopo domani esce no, l'altra Mi dispiace Allora per... no dillo, Sto per dillo, fare dillo, polemica fallo, ma che te frega È uscito il più forte No, ma... è, uscito più forte. no ma... <ride> è uscito il più forte È uscito il più forte Hanno tirato fuori il più forte eh, mi dispiace. Cannavacciuolo, era no. è più forte? Io non vedo male, io so solo che. Non ci sono. Io non posso farne a Ma me no, cioè, un guardo... non, non pensi fosse il più forte? No, sai che io mi ricordo anche il nome di questo. Sì, no, che è Alberto, uscito. ovviamente. Andrea? No, ah, no. e eh, no, due puntate. Eh, certo, due puntate, però nell'ultima al... è uscita Alberto e poi Andrea. Chi era Andrea? <ride> Quello con la bandana. Ah sì, Andrea ci stava. Vabbè, poraggio, cioè, nel Andrea senso, ha fatto il suo è percorso e è andato a casa. Posso dire... Aspettavamo ma... che sbocciasse, non è mai sbocciato. Andrea, pensa, sei un grande, se ti incontro che... per strada ti stringo la mano. Che orrore. Cioè, vai lì, ti fai tutto lo sbatti. Sentite sbatti, sempre perché siamo a Roma. Siamo. Ti fai tutto lo sbatti di fare i casting. Immagino ne faranno tanti. Come funziona? Tante, sì. tante selezioni. Sì. Fai. Vieni preso. E poi però fai schifo ed esci alla, tra l'altro. A metà siamo adesso. Eh. E però Andrea era uno. Ma la... non ha mai avuto un picco di e infatti... che dici: vabbè, almeno è finito tra i primi tre, oppure a faccia è distinto. No, ci cioè, ha fatto schifo. Scusami, Andrea, eh, io cucino di merda, quindi. Voglio... però infatti non vado a Masterchef. Ma infatti lui era un morto che camminava. Però il problema è Alberto. Alberto era il più forte. No, io non sono d'accordo, sai? E... Perché pensi fosse. Non allora, a parte lo visto. dico per campanilismo, perché eh, viene da un paese che è a 6 km dal paese della mia ragazza. Quindi, comunque, devo dire questa cosa importantissima. Giusto. Perché in Veneto lo tifavano più degli alpini, quindi era. Ah, senti, osti. Perché, Perché sono anche Cioè io Prendo tutti gli... Tutto. Dove vado vado Se no, dico come... una regione tutta tac sì. ti ha... Bellissimo Una skill Devo dire Beh, Superlativa sì. E lui era fortissimo E poi però ha fatto Un errore imperdonabile Beh, la, sa la sabbia, la sabbia, la sabbia nella... Nei calamari E poi lui Lavora in pescheria Quindi proprio Che ha fatto Che ha messo nei calamari La sabbia Ha, 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 puli ha pulito Cioè due calamari dovevano fare <ride> I calamari imbottunati Ne pressure, ha pulito uno eh? dei due eh. E poi Ha usato quello Che non aveva pulito Che cioè. purtroppo A Masterchef ci sta Cioè eh, allora. Ti cacciano, però è uscito il più forte, e allora a questo punto chi è la tua? Eleonora. Sì, certo, giusto, risposta Va bene, corretta. Addirittura Eleonor... è l'altra, è l'altra e... capitale. Addirittura non applaudito, cioè anche qua comunque c'è un pubblico. di... Dai, sì, Eleonora, pochi. ma non vincerà. Lo sappiamo tutti che non può vincere. E... Anche se l'anno scorso Edoardo, ve lo ricordate? Edoardo, il sosia di Corradini dei The Pills. Sì, sì. Io, tra l'altro, l'ho conosciuto eh, ah. eh, perché ci ho fatto un lavoro. E com'è lui simpatico? Così, così proprio come lo con quel taglio di capelli, no, è, è super simpatico. E anche lì era chiaramente il più forte. E, e ha vinto. Ti sembrava il più forte, già, sì. Edoardo Durante. Quindi tu sì. cioè, sei bravo. Beh, io sono. allora io cucino veramente male. Ok. Eh. Faccio schifo E tra l'altro Ho anche due figli Che devono mangiare bene Perché sono piccoli 3-6 anni E Vabbè Insomma uno schifo Sì sì, Poi sì mi è piaciuto molto questo È così come lo vedete Con quel taglio di capelli perché Sì è perché dice... è sempre lo stesso È ah. su... tipo il suo Vabbè perché oramai È la, la sua firma sì, esatto. si cambia, Perché che capelli c'ha? Eh. Ah un allora, una, una frangettina tagliata un po' a caso, eh, come la taglierebbe qualsiasi madre di un bambino di 6-7 anni. quindi Vieni qua che ti taglio i capelli, no? al parrucchiere no? E, e hai i capelli, poi caschettini, non so, è non un è, ha un bel taglio di capelli. Ha un mullet okay. coi bassi. Ah ok forse ho capito che ho la... visto per sì, quello Corradini sì. dice. Sì sì ah, okay. sì, sì. Tutta, tutta l'anno scorso MasterChef quando parlavano di lui che stava a Berlino a fare il rider si danzava intorno alla parola droga senza mai dirla. Esatto. <ride> no, esatto. Perché poi io alle 5 di mattina e esatto. eh, no, perché poi quando tornavo esatto. a casa alle 7 di mattina eh, e 2, era esatto. tutto così. E poi andavo subito a lavorare, <ride> ma come facevo? E tre? Eh, eh. Sì. Beh, <ride> era tutto... E poi immagino no, che deve essere una bellissima esperienza, perché loro, a quanto ho capito, stanno davvero in un loft. Cioè, non è che tornano a casa. Sono sì, tip sì, è no, tipo il grande fratello, che, che non ripreso, quindi lì. Li... Ciao. Non so, sì. Boh, non sì, so. sì, sì. Tipo adesso Eleonora e Niccolò. No, assolutamente no. No, 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 no. No, secondo me no. No, 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 no. Io secondo... vedo tutti che scopano ogni volta. Che... Ogni me... volta che due si parlano, faccio: Ah! Mi passi l'olio? Complimenti Complimenti Sì sì no, Coppie non le ho Notate adesso Cioè non riesco a capire Però sì sì si sì, scopa di brutto che, che, che altro devi fare? Devi fare no, esatto. no, Chiusi lì, invecenate, via mecenate Che devi fare? C'è niente Un po' come sì. qua, qua. Eh sì, qua. Sì, Infatti Non sai qui che, che su eh, che ma no, ma si vede. Prima non della fine fare. della puntata Qua di solito quindi ho visto. Incredibile che mi ricordo la domanda. Ah, vedi, me, me l'ho scordato io penso un po'. No? Incredibile. <ride> ho visto Masterchef, ho finito perché poi giovedì vorrei vederlo in diretta, in diretta. diciamo. E, e poi mi sono addormentata col computer così. E basta, mi sono quindi alle 10 mi sono addormentata, mi sono svegliata 40 volte lungo il corso della nottata pensando che fossero le 6. Ho sognato di perdere il treno più e più volte perché comunque per me è un'ansia venire a Roma, lo devo dire. Cioè i treni sempre in ritardo, bla bla bla, non, è, non la vivo. Infatti ah, arrivo in stazione un'ora prima, ti sto annoiando sto No, 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 sto ascoltando e, Quindi ho sognato di perdere il, il treno e ho sognato dei numeri ah. che, che numeri erano? No. subito Allora, intanto dovrebbe essere uscito eh, il Super Enalotto Oggi? Allora, io non gioco, lo dico, però ogni tanto mica sto gridando, non so dici, perché. Dici numeri, dici No, mica e no, allora, ho sognato. Madonna, pensa se ho vinto! Non dovrei dire. Le hai giocati? Certo che li ho giocati, se, ho so se, vai, se hai vinto non lo dire. No. Estrazione 23 gennaio 2024, ci siamo. Vai. Te le dico? Vai. No, scusa, facciamo così, dimmeli tu. Eh no. Dimmeli tu e poi se, no, fate, se hai vinto qu io ti dico... faccio dei 6. Se vinto quanti, i... quanti ne hai giocati? 6, superamento. Allora, dinne uno e poi tu dici l'altro, vediamo se... 58. 11, così. 11? C'è 11? Sì. <ride> eh. sì. Vedi. Poi? <ride> ah, ah, ma tu allora. se, puoi, se hai vinto te ne puoi andare, non ti preoccupare. <ride> eh ma <ride> certo, no no, ma faccio... Compro questo posto e ci Però... faccio un parcheggio. Tiro giù tutto. E comunque manca pochissimo. ci costruiamo un S lunga. Due, so, questo posto è a due muri in piedi, dall'essere già un parcheggio. Quindi, cioè, nel senso... sì, non era. allora facciamo un S lunga. S lunga si può dire. Sì? S lunga si può dire. Ce n'è credo una sola Carfur. a Roma. Sulla Prenestina, vuoi sapere gli sì, altri? Beh, sì. qua... Se questa è la tua Poker Face, 11 cioè che... <ride> si. Sì! Sì. <ride> Allora. Adesso te, te li Vai. dico io: 11, 15, Vai. 16. no, eh. oh, vabbè, ma chi è che. Eh, ma è così: la sorte è così. 42, 48, 58. 52, poi numero Jolly 1. Non l'ho giocato. Superstar 16. Eh, ma non li sconosco questi due, no. gli ultimi due, cioè il Jolly. Come fu dovevo giocare il Jolly? Non lo so, non gioco no, mai, non so. però li ho sognati. Ho detto, Beh. vabbè. Però posso dire che ne hai preso uno, sognato forse. Non due ne ho presi, eh. Quanto ho vinto? Quindi hai fatto ambo? No, due e niente. No, il ah. Superanalotto non c'è. No, non c'è ambo. Il ah. Superanalotto vinci, no? non vinci è, da tre so in su e con tre vinci poco. Eterno. Vabbè, e quindi i tuoi qual erano? Cioè, come li hai sognati? Aspetta, che ho sognato che, che guardavo eh, l'orologio. E, e continuavo a controllare l'ora e, e io avevo il treno eh, all'Eno, ma ah, cazzo devo giocare il 9, ho sbagliato però, tutto, non è comunque possibile però uscito. forse sei, devi fare, visto che devi venire a Roma ti devi giocare la ruota di Roma, il 8, ma certo, ma infatti eh. ho sbagliato tutto, no, vuoi speri. andare a vedere la ruota di Roma? <ride> Pensa che è nervoso. No, probabilmente questi sono numeri che tu dici oggi e quando vai in onda la puntata usciranno. No, perché a me mi hanno spiegato che li devi giocare tre volte. Ah, che è un altro Questo so La ricordo. Sisal te l'ha spiegato. <ride> sì, sì. sì. Mi raccomando, giocate sempre tre volte. Forse, no? sì. Forse sì. Noi ragazzi ludopadici... Eh, non, non gioco mai, quindi... No, no, però... Questo, questo Io è, non questo gioco è il mai, podcast. però cioè adesso no, Brando di Originali, Ludopati, cioè le ho tutte. anche No, è che li ho sognati e no, quindi intanto. E hai visto? No, vedevo il cartellare, continuavo, no, vabbè, 9, eh, 5, vedevo proprio l'orologio che si muoveva e segnava l'ora, no? E poi andavo in stazione, arrivavo in stazione, vedevo il tabellone con i numeri segnati sopra. Ecco detto. Eh. però erano solo 5. E quindi ha detto. E devo, dovevo aggiungerne eh. uno di mia invenzione? Perché il Super Analotto tu mi insegni solo sono sei. sei più il jolly. Eh. Cos'è sto jolly? Ho sbagliato tutto. Non lo so, eh, Va mi vabbè. sembra una bella trappola. Il lotto, però Vai. sono cinque numeri. Eh, Sulla certo. ruota di Roma sono Vai. 11 58. 50... No, non, no. È vero, non, <ride> vero. non è vero. Non è vero, scusa, scusa, scusa. Scusami, scusami, scusami. questo è. Questa è una, cosa, è una cosa scorretta che ti ho fatto. <ride> Sono, sulla ruota di Roma, 6, 62... Avevo 61, c'era. 20, no. 3, 15. No, no male. Non schifo. Su quella di Milano però c'era il 58. Eh, ma devi fare almeno ambo per vincere. 58, 38, no. 65, no. 16... Dieci. Niente, le rigiocherò. Ti dico pure la ruota nazionale a questo punto. Vai, tanto sì! Che non sapevo neanche che esistesse. 9, 47, 50, 75. 75. 85. Perché io guardavo, ehm, perché mia nonna ogni tanto giocava al Super Enalotto, il Lotto, spesso sempre e, e quindi noi eh, dopo aver visto quando era cena da lei si mangiava il martedì e il giovedì e anche il sabato se non ricordo male molto molto presto perché poi c'era il lotto e c'era Stefania Orlando che faceva l'estrazione e eh, dec declamava come si sì. dice i numeri facendo anche lo spelling eh cioè sì. 77 77 65 65 e... Solo con i 6 e i 7 forse dovevo parlarne in analisi di questa cosa effettivamente. Però posso dire, alla fine non giochi mai, quindi ne sei uscita. Mai, giuro, giuro. No, non ne sono uscita, non sono mai entrata in questo circolo del gioco. Quindi quelli erano 11. Eh no, non li dico. E no, devo rigiocarli, almeno due volte adesso, una l'ho giocata, poi basta comunque ho speso un euro eh. Eh, certo. non fatemi sentire in colpa per ci sta comunque che i numeri usciranno il giorno in cui uscirà questa puntata eh. pensa quando è che uscirà? DBD poi dice eh? ah. sì sì non, non, non te lo so cioè, okay. adesso così ma non te lo so va bene, va, bene, va bene ti direi tra tre settimane ma magari ti direi una diremo eh, dopo faccio il conto eh, ditemelo male. perché eh, sì. eh, comunque sì. sono soldi eh, beh, eh. Sì. Sì, sì. e sì come, come eravamo arrivati al no, lotto? Che barabà, barabà. hai sognato i numeri eh. Sì, ho sognato i numeri Poi mi sono svegliata Ho dormito male Perché ho, ho sognato di perdere il treno Più e più volte E poi niente Ho portato i miei ragazzini a scuola Cioè no, li ho preparati Li ha portati il padre, il mio compagno Così Perché quando dici padre Ah, sei separata No, il padre Ma siamo comunque fidanzati Padre e, e basta, De, preparati, portati e poi ho fatto la valigia e sono partita per questa grande avventura del, di Sanremo, poi no? Eh, <ride> e di questo si tratta E ti sei girata un po' a Roma oppure no? Visto? Un poco, che Ho fatto visto? delle passeggiate. Mm, Monti. Ah vabbè. Infatti si sente dall'accento che oggi ho, oh, ci ho preso proprio, sì, si sono andata in un posto per una birra. Mentre giocavo altri numeri del lotto, <ride> <ride> no, Francesca, c'è che... no, la mia gente che si sta, no? Si scherza, si scherza. Certo, non era. Rila... il presente adesso il lotto certo. lo estraggono ogni 10 minuti. Incredibile, incredibile. È amaro. Io, sì, è un, ci, po'... È un po' disagio, però po'. Boh, anche no, non lo so. Adesso non vorrei offendere chi. <ride> No, no, no. Non si offende, no. Tanto non guardano stanno a giocare quindi sì, non sì, sicuramente non sì, staranno sì, sì, sì. qui esatto. a guardare Monti e, e basta. E poi ho preso un taxi che mi ha portato, eh, insomma, non ho fatto un cazzo oggi. Ah no, Però normalmente faccio da casa delle cose, no, ci tengo perché poi liberi professionisti, poi ci sono giornate in cui si lavora, eh. Sì, sì, è vero. Certo. È capitato due mesi, però... Tutte, tutto ci è capitato almeno una volta. Oh, almeno una volta, sì, sì. Noi prego, di prego. solito cominciamo con le domande istituzionali chiedendo ah. all'ospite come ha cominciato e nel tuo percorso professionale, più o meno all'inizio però, correggimi se sbaglio, si trova la Disney. Sì. Disney Channel, io ho cominciato. Sì. Tu sei Britney Spears. Io sono più Miley Cyrus. Sei più Miley Cyrus? Beh. Allora ti chiedo scusa, eh. e... che è un po' più della mia. Come sei un po' più insieme di Britney? Che è un po Beh, più... la ricordo anche, no? Non sono uguale a Miley Cyrus. Miley... Sì. C'è qualcosa? Eh, sì. C'è qualcosa. Come... Come sei finita a Disney Channel? Giocavo le macchinette. <ride> Ti hanno notata. Ha Un signore di Disney fa bella bambina, mm. e ho fatto un provino. Ho fatto un provino e mi hanno presa, e, e ho cominciato a condurre questo format che si chiamava Disney 365. Non so per quale ragione forse per i numeri altri numeri. numeri esatto segniamo, sono cose segniamo. da giocare madonna mia vedi, vedi so sognerò tutti. stanotte tutta notte e, e, no, e quindi niente ho cominciato a fare questo quindi andavo un po' in giro per l'italia a seguire degli eventi uh, e, bah, e così insomma ma perché hai eh. fatto perché hai fatto il provino cioè perché avevi Velletà di condurre, di fare. Io di... volevo diventare famosa, ok, quindi velletà di fama. Sì, no, scherzo. Vabbè, no, no, essere no, anche... perché face... ma non so se inter... è cioè, Facevo danza, la mia... è una rottura di coglioni. No, no per, per noi no. Vabbè, facevo danza e a Lodi uh, e, e la mia maestra di danza che saluto Cristiana Vimercati mi guarda e mi fa dai perché non ti iscrivi ad un'agenzia, fai delle foto, ho fatto le fo foto classiche quelle degli anni 90 un po' inspaccata con una cosa così, un imbarazzo quando le rivedo le ho ancora e quindi da lì ho cominciato a fare dei provini tipo non so, qualsiasi tipo di provino, cioè tipo di provino del, degli spot ovviamente, non so, ho fatto Borotalco, il Lassudore, l'ho fatto quello, poi mi hanno preso. Sì. Sei una delle, delle ascelle altra... bellissima sì. Dietro comparsa, cioè figurante, non lo so adesso qual era. Quindi Ascella comunque, Ascella, ascella Borotalco sì, fa curriculum. Sì, 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 <ride> così. E mh, poi come non so. Quasi come a Calarenzia, già, sì, già, sì. <ride> <ride> già <ride> all'epoca. <ride> Simile. No, beh, non... Sì, sì, sì. Potrebbe essere altro rassure, la pubblicità del borotaico. Certo. Bon. Torniamo a parlare delle macchinette, del... No, e... e quindi niente alla fine tra i vari, eh, però non mi prendevano mai, eccetera. eccetera. Sai la classica cosa: non mi prendevano mai. Poi ne ho fatto uno. Giuro, questo è l'ultimo. Mi hanno preso e quindi mi hanno preso per fare la conduttrice e io ho intervistato. Eh... Um, i, il cast di high school musical, no, vabbè, ma io questa quando la racconto a nessuno perché nessuno poi di base mi fa <ride> per quale ragione ho, ho intervistato Zach Efron prima che si sviluppasse, quando era <ride> no, giuro, no, che, quando era ave... in realtà il suo, il suo picco massimo, lui... quando no, beh. No, adesso, cioè, adesso... Sì, ma adesso non conta più un cazzo, adesso è bellissimo... Beh, però un si bellissimo è stato almeno. Beh, bellissimo, non lo so, adesso lo so un è un wrestler perché ha vero. fatto il film del wrestler. Come dire sì, almeno. adesso anche ah. questioni questione di doping è andato male, povero Zach. Però all'epoca ah, era... Sì? Quello era il suo momento più alto, quando ha fatto ah. High School Musical e è diventato una stella. E pensa che veniva doppiato quando cantava. Ah, non era... Anche Tutto il primo High School Musical eh, che ci ricordiamo. A memoria. All with this together, ora voi dovreste. In realtà, no, non l'ho mai visto. Mm, no, vabbè. E, no, io l'ho visto per lavoro, eh. certo. No, per carità. E, e no, è intervistato, sì, e quindi lui, è veniva doppiato, cioè non cantava. Poi l'hanno mandato ad una scuola di canto, e poi boh, mm, che, senso, che cosa ha fatto poi? Perché poi io ho smesso di lavorare a Disney Channel. L'ho intervistato lui, lei, lui vabbè, e la Vanessa Adjans. Sai chi è? Sì, sì, no. Vanessa Agents sì, sì. E, che poi ha fatto Vanessa Agents ha lavorato anche dopo con me. Jennifer Lopez, una di quelle commedie di Natale. Solo io, eh? Nessuno? Eh sì, davvero nessuno? Orca vacca. Che succedeva allora, in questa commedia di Nulla? Natale? Lei era la figlia eh, abbandonata dalla madre. Poi si scopre essere Jennifer Lopez, Come succede? padre ricco, si rimettono insieme e la figlia fa pace con la madre. Una noia mortale, sì, sì. però incollata a Canale 5, no? Era credo di averla proprio scelta, ah. una <ride> scelta consapevole. Voglio sì. questo qui, Vabbè. e sì. E quindi c'è il mio libro lì, non me ah, l'ero accorta, sto. giuro. Questo e... è un placement in cui neanche l'ospite si accorge, no? Ma vi è una giuro, la non... professionalità l'ho messo a fuoco ora. E quindi ho fatto questa roba qui, sì. no? Faceva ridere perché, cioè, faceva ridere. Faceva ridere il modo con cui presentavo, perché non era. Buonasera, buonasera, benvenuti! Non so come fanno i conduttori, proprio o meno. Allora siete caldi, non lo so, ok? No, lì era tutto scritto, giustamente, e mi chiedevano di andare un po' in overacting, che è una roba che a me viene benissimo. Eh. Però era tipo, non so. Ciao ragazzi, siamo a Merano in Trentino Alto Adige e questi sono i tradizionali mercatini di Natale. Andiamo a intervistarli! Ed era tutto così. Una fatica disumana, la e... voglia di morire dopo, dire: Ma che cazzo! Anche così. perché poi immagino che gli intervistati del mercatino di Natale in Trentino Alto Adige non ti restituissero la stessa no! energia, bravo, grazie. No, no, tutto così. E allora, poi, quando ho interrotto la mia relazione, cioè, no, com'è che si dice? Sono... Ci siamo sì, salutati. Sì. Con, con Disney... Con Topolino. Rimaniamo Topolino. amici. Ma, esatto. <ride> ma, ma tu età? Questa... Credo 18, maturità, no, okay. l'anno della maturità. Eh, già maggiorenne, quindi E per forza. Okay. Non puoi, no, pu no, puoi essere minorenne, però forse dovevo girare, quindi mi era proprio richiesta la maggiore età. Ed ero maggiorenne perché era il 2006, l'anno in cui intanto abbiamo vinto i mondiali. E segniamo. <ride> e, poi, e poi appunto Disney Channel. e Ho fatto la patente il 2006. Che ma ma c'erano anche altri personaggi, con, cioè altri <ride> presentatori con te eri solo tu? Eh no, in Italia ero solo io, poi il ah. format era un format. Quindi non so, ad un certo punto, appunto, in, siamo andati a Londra a intervistare i ragazzi di High School Musical prima che uscisse. E, e lì ho incontrato però io il mio problema è che non parlo in inglese non parlavo inglese all'epoca ah, eh, quindi eh. non parlavo con nessuno e come facevi a no? intervistare so. Zacchefron? Eh, sì, avevo un traduttore che però si è rotto nel durante ah. e avevamo tra l'altro tutti dieci minuti perché loro erano già delle stare incredibili quindi io parlavo in italiano allora arrivava la traduzione e, e, e no, beh, dai sì lo sappiamo come funziona e viceversa sì. Poi ad un certo punto il loro non ha funzionato, il mio invece si è boh, spaccato, non funzionava più e quindi ho cominciato a ridere, no? vi giuro. E quindi, so, e quindi tu fai domande interessanti, giuse, tipo non so. E quindi tu canti, dov'è che canti? Canti sotto la doccia! E loro rispondevano con delle frasi anche lunghe, io non capivo un cazzo, per cui si vede piano d'ascolto mio così. <ride> Così, una matta, Bello. le goccine alla Lodigiani, e poi è finita. Poi la mia esperienza. Ma l'hai scelto tu di finirla con, con loro? Sono andata a fare il Giro d'Italia come ballerina, ah. sì. No, sono un po' deludente. Non come ciclista, esatto, no, perché, no, no. pensavo... perché sapete ah. che. So... No, Madonna, no, però io vado in bici, eh. però non a livelli importanti, certo. ecco. Martina. Non, a livelli, di, Scusate, non a livelli di corsa a tappe Diciamo no, che. no. Sì e... Cioè se andate in giro in Italia Perché sì c'è cioè, il giro d'Italia Cioè que questi signori che vanno sulla bici Che eh, sono eh, Preceduti Dalla carovana con tutti gli sponsor ah. no? Quindi tutte le macchine Brandizzate e tappa per tappa ci si ferma, scende dalla macchina e si fa wow, yeah, chi li vuole i gadgets? E tutti io! E tutti a lanciare roba, dai, vieni! Tutti ubriachi. Quindi pure vuoi. qui overacting, però... Molto, molto... Però ricevi anche tanta energia qua. Tantissima. Vabbè. Qua, oh, sì, tantissima. E poi basta, eh, però no è stato divertente, non so neanche se mi hanno pagato per quella cosa lì, no, giuro. <ride> ci stai pensando adesso, Facci... Ades no, sì. Scusate, ma... ma io tornerei sulla Disney un attimo perché eh, ne stavo vagamente parlando prima ah, e sì. hai detto che eh, quando lavori per la Disney ci sono delle, delle regole, banalmente. Sì, assolutamente. Eh? Che regole? Cioè... Allora io ho firmato un contratto eh, in cui eh, mi era richiesto di non fumare. Per strada, mai le sigarette? Il crack non era specificato. Cazzo Col più. senno di poi? E tipo? Io me ne sono sempre un po' abbattuta, devo dire la verità. Perché giustamente te rappresenti la Disney in Italia e. Rappre ah, rappresentavo. Rappres ah, no certo, sì. sì. Rappresentasti, esatto. e quando sei la ragazza Disney d'Italia non, no, non, non puoi, puoi fumare le sigarette. Non puoi, non puoi davanti, soprattutto poi ai bambini, non si fa, no, certo. Eh, no. Fumare fa male, poi un'altra roba è che non potevo andare a cavallo. Questa cosa non l'ho capita perché invece la Disney mi sa molto di andare a cavallo. Se ci pensi orazio, essendo un cavallo, è brutto pensare che qualcuno allora, lo... Stefano, lo... quando pensa ai cavalli <ride> Disney, pensa a Orazio perché essendo nato nel 34 ha cioè... <ride> cioè in testa dei personaggi che non Se esistono. Orazio non viene disegnato dagli anni 60, secondo non è me. vero, non è vero. Sì, ancora gliel'ha molla eh, È rilevante Come mai ti viene in mente... Orazio, perché è un cavallo Sì, stai calmo <ride> non, cioè, ho fatto... È una cosa curiosa, no, no, no. chiedevo Perché parlavamo di Disney e ho detto cavalli Quindi il collegamento era, era Questa era l'associazione mm. Certo Quindi non ho mai cavalcato <ride> ma Ti sarebbe piaciuto perché tu invece vai a cavallo e dici: Oh, io andrei a cavallo tutti i giorni se non avessi questo contratto. Disney, eh no, in realtà, no. no non non ti frega niente, niente. frega più delle sigarette, no. Vabbè, varie... no, io no sì, eh, assolutamente. Eh, sì, dice, sì, scusate, sì, sì. fatemi fumare, no cavalli, ma una malborina ogni tanto. Sì. Malboro ci paga per questo, ho detto sì, 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 per far fumare i più piccoli. <ride> E quindi Disney: Ciao bambini! Perché non vi accendete una bella sigaretta? Avanti! Non vi piacerebbe avere il catarro del nonno. <ride> 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 Eh, C'erano altre regole? Perché questa cosa mi affascina molto. C'erano altre regole? Eh, probabilmente di... sì però non me le ricordo. Per... Se voi me le invento, non lo so. Non si poteva se... camminare a testa in giù perché è pericoloso. Pericoloso, no? Beh, il cavallo però ci sta perché se ti fai male cadi. No, perché quello. pure i calciatori mi sa, non possono andare a cavallo, però sai che anche le veline, anche le veline. Secondo me, anche le veline, anche ma le le non le lo le so, le me lo sto inventando. Ah, ok, no, pensavo fosse no, no ci so sta. Che una però secondo me non sì non posso andare eh? a cavallo eh? o in motorino. Lo capisco. Anche in Motorino, bravo in Motorino. Eh sì. Sì. Come calciatore, calciatori? È ritrattata come un calciatore di sempre. Pagata a. un filo meno, se un posso. Pizzico meno, probabilmente, non mi permetterei mai di fare conti. Sì. Eh, e dopo la Disney, a Giro d'Italia. E dopo E poi Giro Scorie. Italia... Uh, faccio un provino, sì. un altro provino, e vengo presa per fare Scorie, un programma bellissimo che andava in onda su Rai 2, condotto da Nicola Savino tipo alle 3 del mattino andavamo in onda dopo o l'isola dei famosi o dopo X Factor quindi figuriamoci andiamo in onda veramente alle 2 di notte e, e lì sono entrata facendo la parodia pensate che perfida di quello che facevo in Disney quindi ah, vedi? la bastarda mi sono inventata questo personaggio niente di che eh, la fatina del prato della fantasia che, che, che appunto conduceva sempre così ciao ragazzi tutta indizione parlava Matteo, Matteo ma che fai? insomma matta e, e poi alla fine faceva le gang bang con i ragazzi dello studio e molto divertente ma eri in studio, eri in collegamento in collegamento, Vai. piccolo studio beh tu ormai dovresti saperlo Stefano come funziona tutto eh, l'ambaradà sì, sì. Appunto. Baradam bam bam. Baradam. Bam. E, sì, e quindi facevo, quella, ho fatto quella, quella cosa lì, sì. E, e in quale momento è arrivato MTV? Perché tu sei stata l'ultima. Io ho chiuso Tu hai chiuso MTV. il canale mm. più importante Madonna. e significativo per la cultura giovanile sì. italiana. E, e tu però, hai sfiorato la coda di una stella cometa io potevo, luminosa. Potevo essere, non so, Giorgia Surina, potevo essere. Certo, i più grandi. Non um, so, eh... no, però, veramente, cioè nel senso, MTV è stata una Beh, cosa sì. importantissima in Italia e tu sei arrivata proprio. Alla fine alla di fine. tutto, quando ormai proprio avevano. E sì. quando ci sei arrivata, sapevi, vabbè, mo' arrivo, ma ce semo? Oppure pensavi. MTV e poi le stelle. Cioè... Eh, questo eh, MTV sì, e poi le forza. stelle. Sì, invece no, l'ultima puntata l'abbiamo fatta in onda da stazione centrale. avevamo un track. Diciamo, sì, un po'. Una versione. Eravamo io, il mio amico Alessandro Arcodia, Winti, e Cadio Dei Dari. Cos'altro possiamo dire di quel <ride> periodo? È che. E come si e comunque T anche, lì, anche lì scusami c'era sulle mani vedi comunque è un qualcosa è true, che torna così. era come si chiama T TRL. TRL, era TRL on the road è on certo. the road perché stavano già smontando gli studi sì, <ride> senza dirvelo andate esatto. on the road ci vediamo qua con i contrattini per l'anno prossimo <ride> infatti in via belli adesso c'è una s lunga si sì, ah. si hanno buttato giù tutto e mh, lì no, abbiamo intervistato chi, eh, Paola e Chiara me lo ricordo Scancanensi però io col mio handicap dell'inglese non ho potuto scambiare nessuna parola. Ma lei non parla pure italiano? Oh. Un po' di merda, eh. ah. mm. okay. e anche i Tokyo Hotel, e eh, andiamo, che loro tedeschi? Sì, mm. a me mi avevano mandato nel pubblico, però pensa, perché con questa, per questa storia dell'handicap che non so bene l'inglese, mi no, fa, no, no. tu vai nel pubblico, quindi c'è cioè, la puntata, ci sono tutti. Dario, eh, eh, come si chiama? Io non mi ricordo. Cadio, 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 ti prego, ricorda, cadio, <ride> almeno tu eh, che intervistava, no, questi erano veramente delle star e io in mezzo alle ragazzine che mi prendevano gomitate. Spostati! Così. Loro penso finiti i Tokyo Hotel? Ah, no, cioè, io eh, sì. Cioè, dopo True Monsoon non, son... <ride> non hanno più proposto. Bello però. Capo... Eh. Com'è che faceva? Riding through the monsoon, na, beyond the world till the end of time. Na, 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 na. Madonna, un, Together un dramma Together we can fight quella... for something Ma new. Ma anche un'altra ce n'era, eh? eh. Due ne han fatte belle. La seconda mi manca. Mm. Uno dei due sta con Heidi Klum. Mamma mia, oh, che King! Che scusa, <ride> Heidi Klum più grande di lui perché. Sì. Quale dei due? Il Saiyan, L'altro. E... L'altro? Google, Vai, eh, tanto sì. oramai abbiamo sdoganato Google. Stefano, se vuoi continuare, ma... Sì, ma come è arrivata quella comunicazione che tutto era finito? Cioè, eh, è una utile? riunione. Ah, hanno detto questa è la situazione. È andata, poi ci rivedremo per altre cose. E poi e basta. Più, sì. Ma questa era prima di, di Scorie? O era... Oddio, uh, no, dopo. Dopo, dopo. Ah, quindi dopo. già comunque avevi fatto la tua parte comica, cioè come, sì. sei, come sei passata dal, dalla Disney a fare poi? Ho detto voglio fare la comica e ti ho detto prima: no, no, il, il no, il... no, i provini dai. Ho fatto un provino. Sapevo che stavano cercando nuovi comici per, per il programma, però un po qual... cioè, non venivi da un background comico? no. Come? Eh, quindi, come detto, è presa beh, a fare. Sai, Dici così, ci provo. sì, ah. quella roba no, vorrei dire quello che sto per dire, però sai, dietro le quinte facevo ridere, eh, so, di una tristezza infinita, me ne rendo conto. Eh beh, allora, stare. ho scritto il pezzettino sulla fatina ninfomane eh, che è andata bene. Poi, ho fatto a risa, sempre, sempre a scorie, ah. sì, eh, vabbè, questo è. Ora torniamo a Scorie però vi confermo che è nata, eh, giusto, sì, si, si. da un sacco di anni tra Tom Kaulitz eh. sta sì. con Heidi Klum, i due sono andati a nozze a sorpresa nel febbraio 2019, 16 anni di differenza eh, lei è del 73, lui è dell'89 lei, vedo così dalle foto somiglia a Simona Ventura un complimento per entrambe per fa vedere? Mio. guarda la prima foto eh, so così sì, è vero. è vero. poi. Sì. È vero. Ecco. No, vedi. Bene. Vero che che lui somiglia. Lui assomiglia a Jared Leto. Se le cose vanno un po' storte per un po' di anni, <ride> <ride> Beh, comunque, anche io, anche loro li ho visti che non erano ancora sviluppati. Eh, mm. eh beh, loro poi il loro lui punto di so... forza era proprio non essere. Cioè, la loro è estetica vero? era un'estetica da, da feti, praticamente. Sì. <ride> Sì, 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 sono d'accordo. <ride> Però quella, cioè, c'è cioè anche... È sempre monsoon. È sempre monsoon, l'unica che conosco. Mi è proprio sfuggito oh, il vi secondo. Giuro, ce n'è un'altra, io ve lo giuro. Che è bellissima. Che è bellissima. Eh. Continuate tanto no, poi so. tagliate no non no tagliate. non si taglia niente 58 58 <ride> eh, vabbè quindi poi hai fatto beh, scoria hai fatto a come mai hai fatto cioè, come ti è venuto di fare le imitazioni eh, no infatti quella non è una roba che non ha mai fatta, è venuta perché? non è venuta a me sempre il produttore Claudio Cavallo No, Cavalli. torna torna vedi. cavalli 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 no, vedi. comunque Altro che analisi, devo venire qua una volta al mese e parlo e mi riso. Hai trovato qualcosa di interessante? Allora, su Spotify la seconda canzone più ascoltata è la versione in tedesco di Trude Monsoon. Ah, ahia. Però più ancora di Monsoon c'è questa White Lies al numero di stream, che neanche un sopracciglio si è alzato in sala. Allora no, non. Vabbè, sì, Tokyo Hotel, però non è quella. Dimmi qual è sì, nome. quel podcast che spinge dimmi qual è il podcast che spinge qui bei bori tedeschi che hanno passato ah, di questo che spinge dimmi qual è il nome vado ma con quel le mani al cielo che spinge dimmi qual è il nome. No, no no scusa mi ho sbagliato ma no, no, ora parte ora parte ascolta dimmi qual è il nome del podcast che spinge ti la No, 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 Rude però... Monsoon toccava i nostri cuori e qua invece no, scusate, la Borata no. Dance che mettono nelle hutte quando vai a sciare. Vabbè, vabbè, però dai. bellissima Va infatti l'Eurodance è la musica cioè... più bella del mondo, loro ci hanno provato non ci sono riusciti. Questa qual era? Questa è White Lies. Ah, White Lies. Ah, che okay. ha a sua volta il nome di un'altra band. Vabbè, però. Sì. Sì. No, sì, sì. Non so. Vabbè. Non, non, non rilevante, vabbè. Ma una ma è bello. una cosa razziale, no? C'entra niente. I sedori tedeschi ah. no, con pensavo... le bugie bianche sì, ci sì. sta, bella provocazione. Io ci penso ogni volta, no, vabbè, e lasciamo perdere mm -mm. e la no, niente. Ah. Quindi, no, ha vinto Risa a Sanremo. e Mi dicono: vabbè, perché non la imiti, ma eh, boh, ok. E quindi mi sono messa lì col solito computer, l'ho un po' studiata, ma è una roba di una noia micidiale l'ho un po' guardata, ho detto, boh, forse ce l'ho, forse non ce l'ho, non lo so, poi mi hanno truccata da risa e poi è venuta... Basta, fine della storia. Cioè è venuta così col trucco? E boh cioè. sì, ma è venuta, cioè, poi col trucco è, è venuto... Beh, perché il trucco fa tanto, eh. io non ho quel dono. Mm il dono di, uh, cioè a parte gli accenti, Roma, su, soprattutto su Roma vado fortissima, ma a parte quello, cioè quella roba che ascolti e dici e, e ti rifaccio, ti riproduco, non ce l'ho, quella roba, li devo studiare. E devo dire che insomma si fa una fatica incredibile, poi però col trucco tutto sembra, mm, no? ti dà una grande mano il trucco speciale. E col trucco è venuta. Grazie a tutti, tutto bene, sono a risa. <ride> Non piango più, perché questa è la prima risa, quella un po' dolce. E invece adesso com'è? No, è uguale, è uguale, è uguale. Un po', un po più... Simona, cazzo, sei falsa! È più, cioè, adesso ci ha messo... Cioè, del suo, adesso è uscita sì. fuori la vera risa. Ha tirato giù la maschera di dolcezza e è venuto fuori Satana. Esatto. No, no, cosa è esatto? No, 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 io no Satana dico... l'ho detto io. No, è Arisa farci. è un'amica, quindi posso... Posso dirlo, siamo anche usciti insieme per un eh, periodo. No, no. <ride> mai, mai vista in vita mia. Però sono sicuro che è una grande, non ho non idea. E in... Beh, dovreste invitarla. Dovremmo eh, invitare se Arisa. Vuole venire, eh. Arisa quando vuole, è padrona di casa. E un... Stefano, sto per fare un fai, salto. Fai, fai. Tu poi la, la carriera a correre... morta presente quando muore l'artista e fanno... Uh, ah dici la... questo, però pensa, sai, sai le persone che vorrebbero vedere il proprio funerale? Tu eccoti qua che stiamo facendo, no, no, la eh? tua pieno geografia, pieno di amici tra l'altro, <ride> esatto. con le persone che avresti voluto. Esatto. La carriera corre veloce va bene, a un certo punto fai lol, pensavo a un certo ah blu Eh sì. No, devi, cioè perché volevo... Ta, ta, e poi... Ta, ta, ta. No, che altro... Era una questione di ritmo, forse non, stia, non sto andando bene. No, no, no. no, no, no. no, no vabbè, vabbè. Non sto andando bene. Ecco. Eh, così, così, così ci capiamo. Subito, no, finalmente. Allora. Adesso, oh, finalmente comincia eh. la puntata. Oh, è come, come Zacchefro, non capivo fino adesso, adesso, <ride> adesso invece... Oh, adesso ci, ci sentiamo. E, um, no, poi tu hai fatto cioè, che, che hai fatto dopo questa roba? Che hai fatto una serie di Arri Dopo Arisa Dopo Arisa Hai fatto ah, un po' uh, TV Poi ho fatto Extra Factor Ho condotto l'Extra Factor un paio d'anni Poi un po' di serie sitcom Hai eh, fatto sitcom? Uh, sì, tipo Via Massena uh, con Cari Carina Andate, Di, di eh, DJ no. ah. Sì, di DJ Con Federusso e Vic Uh, e poi tanti anni di quelli che il calcio. Um... Ma è la, la gialla arriva dagli a quelli che, che il calcio l'hai conosciuti lì? Eh? No, li ho conosciuti in un altro oddio. Abbiamo cominciato a lavorare insieme a Rai dire news, che era un programma che andava in onda sulla Rai, uh, su certo. Rai 2 e lì facevo un po' di robe un po' di personaggi ma loro come ti hanno contattato lì in quel caso? io conoscevo Marco perché quando facevo ho uh, condotto anche ho fatto un sacco di roba dovrei essere ricca sfondata in effetti uh, quando facevo, ra facevo Radio Radio 2 con Carlo Pastore e uh, invece um, Marco Santin conduceva un altro programma lì e niente ci siamo conosciuti nei corridoi un altro aneddoto molto noioso eh, e... Basta e quindi li... e ti hanno oh, aspetta, però, perché se facciamo un programma, io sì, sì, volentieri, volentieri. E poi è andata, è andata così ah, bello, bello, e poi LOL. Eh. Questo era solamente eh. Come fai i collegamenti, te, <ride> e poi LOL. Come... Noi abbiamo avuto degli ospiti che hanno fatto LOL e ci incuriosisce molto sapere com'è fare LOL. Cioè, vai là, ti dicono. Tu quale qual edizione hai fatto? Tre. La, la tre, giusto. Quindi già, insomma, vista la prima, eh, successo, cosa nuova è? Eh, vista la seconda, la seconda, okay. e tu la terza, quindi come, come l'hai approcciato? Eh, dici, minchia. Un'ansia eh. della Madonna. No, no, un'angoscia. Beh, intanto era ancora periodo Covid. Eh. Cioè, ne stavamo uscendo, quindi tamponi a nastro. Quindi ho mandato la mia famiglia via di casa. Che tu dici, potevi andare via tu? No, ho mandato via loro. Bravo, una power move per entrare nel mood perché mi volevano appiccicare il COVID. Certo. Con questi baci, e perché se, e eh no, tu, è, è questo che fanno i figli, i figli no. sì. E, e no, e quindi li ho mandati via. Ho fatto la settimana precedente alle registrazioni da sola in casa chiusa in casa, un caldo, a insomma, preparare perché qualche numero ce l'hai un po' preparato, ma poi non sai se lo farai, quando lo farai, insomma, non sai chi sono gli altri, non lo sai davvero, Io. Non, non, magari gli altri ti hanno detto che sapevano chi erano... No, 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 no giù, già, magari sono la stronza, l'unica che non sapeva. No, 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 io non sapevo non niente Non ci hanno detto che sapevano chi erano, magari se qualcuno amico se lo dice sotto banco, mm. se qualcuno è già amico prima. Non so, no, no, io non, non conoscevo, no, no, conoscevo, ma non sapevo. Quindi fino all'ultimo non, non ho saputo nulla. Tu non sei nella quarta? No, vogliamo io... fare un appello? Sì, nella nella sei nella sei quinta. No, ma tu saresti perfetto? Eh? Guarda, io lo dico da quando è uscito LOL. Perché eh, io no, no. mi sono aggrappato a lui come una cozza e spero che. Questo scoglio. Ma perché invece... se ne va così va fuori dalle balle? o perché, no, no, perché comunque. Sia... Perché gli vuoi bene? È un modo sì, per... sì, perché li voglio bene. Mm. È per Stavo cercando le parole, le hai dette tu. Eh, ci sono qua io. Secondo me, nella settima, quando ormai sono solamente. Cioè, come adesso, tipo, il VIP c'è cioè il fratello di quello famoso. Ma no, certo. cioè, tipo, Tu sei Jeremy che... Rodriguez, no? Esatto, sì, 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 ci saranno. Sei... Però a Questo parte le cavolate, è vero che sarebbe perfetto sì. perché proprio hai la plomb, si dice così. Io sono entrata che ero comunque, ho fatto le prime tre ore. Che sembravo veramente la tipa di Disney Channel. Ciao ragazzi! Ciao Nino, come va? <ride> Tutta così. E poi, no, poi, mi sono... poi stai tante ore dentro, eh. l'avranno detto anche i colleghi. Sì. stai. Solo l'etichetta, no? Stai tante ore e, e quindi hai tutto il tempo per rilassarti e, e, e ti scende l'adrenalina e magari, appunto, riesci anche a divertirti. A me è venuto il ciclo, avevo i pantaloni bianchi. Non doveva venire. Quindi fa facilissimo non ridere in quella situazione che tu stai bestemmiando tra i no, denti. Può anche essere una bella gag, comunque. <ride> Guarda, cioè... scema io che non ci ho pensato. Che non ci hai pensato. Fa, ah, raga, sorpresa! <ride> non sono incinta! No, no. <ride> Eh, essere, sì. quanto è difficile far ridere soprattutto dei, dei comici senza sorridere perché quella mi sembra la, la cosa più difficile adesso ti faccio ridere però se io non rido e siamo noi sei non c'è un vero pubblico noi 12 quante eravate quello mi sembra la violenza più eh, grossa che uno si deve fare è brutto perché non ridono eh. eh. Non ridono um, e ti senti un po' scemo, dici, Vabbè, ma ho sbagliato tutto, e, um, poi c'è una grande tensione. Quindi tu lo vedi quando il collega si alza e, e comincia a camminare, sai che sta per farlo. No? Quindi ti prepari, no? Mi ricordo quando Fabio Valsamo, Valsamo ha fatto il, insomma, il suo sketch, perché si strunse, eh, ma io lo sapevo che lo stava per fare perché ho proprio avvertito l'energia la sua, no? si è proprio spostata l'aria, si è alzato, ho detto adesso sta per fare una cazzata e quindi, e quindi ero pronta, mi sono trattenuta e, ed ero pronta. No, è difficile, secondo me, infatti tanti sono usciti perché si sono, hanno riso di se stessi. Eh sì. Cioè fare Diletta Leotta che non ride mentre, mentre la reciti è difficile, no? La bellezza! E già ridi, e eh no? E come faccio a farla? Eh sì. Quindi una paresi, quello di... sta annoiando a morte, no? No, no, no. no Stefano sta prendendo appunti, spero. Eh. No, oh, se ti chiamano... Sì. Ma io te l'ho già detto. Chiamami prima che ti do delle skills. Ti Va do bene. dei skills, no. delle... Trix. Tricks. Tricks. No, poi notavo che anche il napoletano l'hai fatto bene comunque. Poi... Strunz. Ah, tu si strunz. Sì, ma sì. perché... Ah perché? Sregnano. Bastato... Cioè... Certo. Perché, cioè. Ehm... No, difficilissimo comunque. Si beve, Ma non beveva nessuno? Io mi sono sentita... Ma C'è ver... l'alcol? Non c'è ghiaccio, ah, e quindi non qualcun altro ce l'aveva detto, ma perché non c'è il ghiaccio? Che vuol dire non c'è il ghiaccio? C'è il gin, c'è la tonica e non c'è il ghiaccio. Allora dici, che cazzo ne faccio? Un gin tonic tiepido che sta a piacere qua dentro? <ride> che e, miseria, e per, e che vuol dire? Perché? Boh, magari c'era e io non l'ho cercato. Bene, però forse ah. se bevi poi ridi. Potrebbe essere però l'evoluzione del forno. LOL, format. LOL ubriachi. LOL alcolizzati. Eh, lì, lì allora, lì voglio dare un messaggio a pre Video per quello ci sono. <ride> Capisco benissimo che <ride> mi abbiano chiamato finora, però per LOL bevendo Ma sono in pronto... In effetti per svecchiare un po' l'immagine di LOL, potrebbe essere tutti partono ubriachi. Madonna, pensa che ridere, ha tipo tanker queste cose qua. Sì, che pensa sì, che sì. roba. So, eh, sono passati 15 minuti, primo cocktail. Ma bellissimo, Stup ma, così, belli ma lo farei pure ma senza telecamere. Ma il podcast eh, certo. così adesso, sì, eh, sì, sì, ogni 15 minuti fai un cocktailino diverso. Buttala giù. No, eh. com'è che quelle. no, non ci sono, scusate, no, quelle frasi so. delle fiscali. Poi pure là, secondo me diventa tutta una danza dove non si deve mai dire droga, è tutto diventa. <ride> Dopo 12 no, ore sarà dentro 30 però, cocktail e no, nessuno diventa, deve diventa dire mai. chi vomita è fuori, cioè il primo che vomita, gli altri viene stupendo. Beh, io, eh, se lo fatelo, vorrei fare anche sì, cioè, Vorrei essere richiamato. Forse lo, lo produce, facciamo una produzione ma vendiamolo, indipendente, vendiamolo, vendiamolo subito. Sì, 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 ah, Pensiamoci. Cazzo, pensiamoci voi. Poi mettate veramente. dentro delle macchinette, io mi alcolizzo e poi inizio. <ride> Bellissimo No si potrebbe fare Come messaggio Per La Legalizzazione Con l'erba le, Oppure persone che non fumano Che le fai fumare Vedi ah Quelli no, che stanno vabbè, male no, Quelli che ridono Quelli, non quelli non che posso, non ridono Eh, eh no certo Neanch'io potrei Però fai, costringi tutti a fumare E così fai vedere L'erba bene L'erba male Però anche il primo Che ha le paranoie Fuori In no. un angolino no, Io sarei in angolino. fuori In un attimo No no eh, no Eh no. forse è quello il bello però cioè, mh... Tu quindi le canne, scusa sto saltando velocissimo, Vai. però ne stiamo parlando. Perché dobbiamo chiudere. No, assolutamente ah, no, no, abbiamo appena cominciato. Ah, okay. Però ti avrei fatto una domanda sulla marijuana più avanti, te la faccio adesso sì. perché ne stiamo parlando. Che rapporto hai con... Uh, no, non mi viene l'ansia. Mi viene proprio l'ansia. E un po' mi spiace, mm. perché deve essere bello. Io invidio alcuni amici che fumano e... Boh, non so, mi ricordo la mia compagna del liceo di banco eh, prima dell'esame di maturità si è fatta un cannone è entrata, ha fatto un esame, un orale della madonna e lui dicevo: oh, ma come fa? sei il mio punto d'arrivo tu, io voglio essere come te e io invece no cioè, vedo i sorci verdi vedo cioè, mi succede che mi vengono veramente le, le paranoie, penso mh, uh, mi ascolto mentre parlo mh, So, come faccio di solito Però non so Poi dico Vado in paranoia No vado Non, non, non sono fatta Per quella roba lì Non ce la faccio eh, Mi spiace Chiedo scusa No no, no. no E allora È giustissimo Non fumare Devo dire Voglio vero, anche no. vedere Quella ragazza Di 18 anni Adesso Perché a 18 anni La gente si fa le canne prima della maturità Puoi pure trovarla Però poi Secondo me Continua lei eh? Lei continua È una di quelle Che non ha mai mollato Mai mai, io non so, io andrei in, un, in una paranoia micidiale, tra l'altro sì, no, no, no infatti, no, no, no. <ride> no avevi preso, eri partita però Francesca che mi guarda no, no, infatti tra l'altro non fuma, l'ha detto, anzi <ride> No, 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 io ho l'ansia, ad esempio, vabbè, io sono una persona abbastanza ansiosa e vivo malissimo. Cioè, allora mi piace andare in diretta, ma quell'adrenalina lì, i cinque pri minuti prima, li vivo veramente male. È un'ansia che non. e penso a delle cose tremende. Bruttissime, cioè mi auto saboto sì. o saboto come vuoi. Okay. E, e tipo, c'è stato il periodo prima del Covid in cui dietro le quinte c'era una mirida di mh, so, bottigliette d'acqua, ognuno bevevano. E io no, cosa faccio per sabotarmi uh, all'epoca, adesso no, perché poi dopo l'analisi ha risolto anche questo, no? Fa, faccio un sorso d'acqua, dico, ma era la mia bottiglia. E se dentro c'è la droga? Brenda Ludigiani! Quindi entravo in scena pensando: oddio. Mo mi sale... Mo, mi, mo, mo' muoio. Muoio in diretta. Pensa a mia madre che mi sta guardando, tutta bella, vestita di giallo che facevo renella. Morta, mi è morta la figlia sul, in diretta perché. Ha drogata! No, non lo sapevo. Volevo solo bere. Eh, ma stai. E questa cosa si è mai trasformata in dei piccoli no. attacchi di panico? No, sai mai. Ah, okay. cioè, forse erano quelli? Tu dici che forse quelli erano quelli? Dipende, se poi smettevi un po' di respirare, sì, cioè anche solo per qualche secondo. Perché a me, quando è capitato di sabotarmi duramente, poi c'è un momento in cui dicevo sgabello. Sì. No, sì, mi è capitato un paio di, un, sul palco solo un paio di volte una Mentre volta, eri sul? Una volta proprio seduto qua, sì. non, di, non diciamo in quale puntata, però pensavo sto, sto avendo un infarto Vado a fare pipì <ride> Sì sì, ho avuto qualche no, mese però di... Tu però tu avevi dei sintomi che poi... No, eh sì, sì, eh, no, per però amici. erano finti, cioè stavo finti. benissimo e pensavo sto, sto morendo. Però tu sei più sano di me nel senso in questo frangente, perché effettivamente tu avevi dei sintomi fake, ma li avevi. Sì, avevo dei Io sintomi. invece entravo dicendo ah, ah, "Ti hanno drogata, eh? Ma perché?" Certo, è eh, quello, quello, Adesso è proprio... muori perché non hai bevuto dalla tua bottiglia, stronza. Capito? Ma perché mi devo dire queste cose prima di andare in diretta? Concentrati sul pezzo E l'analisi ha risolto questa così cosa Così è così devo mm. dire Sì ci siamo fermati un pelo prima Un pelo prima di sì. risolvere Se non altro l'hai eh, okay, sì, sì, sì Però è vero che questa cosa dell'acqua ce l'ho anche io Solo che non ah. penso che mi drogano Ma penso che mi, mi fa schifo Se bevo l'acqua <ride> di un altro Come ti fa schifo? Ah ok Se bevo eh, l'acqua di un altro che schifo Penso questa cosa Vabbè però poi vai sul palco e stai bene Sì però penso Ho bevuto Ho dato un bacio in diretto A... Uh, <ride> a Cecorne per dire che è venuto qui a no, no, Cecorne <ride> sì, sì, per osmo quindi Ma se questa è, è cosa... l'acqua di, di una donna e eh... non lo posso sapere quindi penso alla cosa peggiore certo, che a... la cosa peggiore è a <ride> <ride> o, ba, o confermo uno dei due qualsiasi dei due, sì, sì, dei due. Qualsiasi dei due. Eh. Li quindi sì pensi a questa cosa così eh. però da lì mi, ho avuto una... mi faccio scrivere l'iniziale b che potrebbe che essere appunto un serio? <ride> quindi c'è questa Vabbè, questa poi ci lavoriamo. Qui. Adesso capisco sì. che inizia BL metto Ma tra l'altro, io penso una volta quando abbiamo fatto Natural Born Comedians 2. Io forse Oì. ho bevuto nell'acqua di qualcuno e ho preso la mononucleosi. Quindi Ma vera, da lì. così la prendesti? E penso di sì. Allora, se devi dare, adesso veramente andiamo sulla nicchia. però chi chi è eh, stato? Del cast. Giorgio Magri, eh, eh, Giorgio <ride> Magri, trovato, è stato. Ah, Airo, Airo, è eh, questi, sono stati uno di questi tre. Quanti nori, certo. Ma ti ha dato. Com'è la mononucleosi? È eh, brutto, è stato un mese, cioè un mese no, cioè un mese male, poi dieci giorni con Quali la febbre sintomi? alta. Ah, febbre alta, dieci febbre giorni al e la Sì, dieci no, parecchio. Giorni. Poi tosse, cioè rimaneva sta tosse così. Stanchezza, mannaggia. Stanchezza, detto. quella ce l'avevo già mm. però per Stefano era tipo Hulk sì, io sì, sì. sono già stanco sono come Obelix che è caduto da piccolo <ride> nella, nella, nella pozione quindi sono stanco sempre la pozione di mononucleosi com'è che sei guarito? ti hanno dato dei. Eh, de... no poi si sì, ti prendi poi, non mi ricordo antibiotici ah. poi ti, ti passa dopo un po' però sì. stavo con la febbre alta brutta bella la febbre alta però eh. però si sì, stacca cioè c'hai cioè, i deliri però Bellissimo. comunque ti te, te riposi poi All'epoca era più bella perché, cioè, tipo, Stefano sta male per dieci giorni. Oh, oh adesso se sta male per dieci giorni, così vabbè sti cazzi, cioè, nel senso avrà fatto un tampone positivo. L'influenza è girata a buon Natale, ha sfondato tutti. È meno romantico, penso. Tipo, che palle, Stefano sta male. Non penso, oh, Stefano sta a casa a giocare a videogiochi. Ah, perché dici adesso non... eh, cioè, la gente sta male più non te ne frega niente. Cioè, Ma un gente sta male. che lavori, ah, perché siamo abbacciati. Cioè, cioè, no, perché col Covid ci siamo abituati al cioè, ah, tampone positivo è stato a casa otto giorni mentre prima non stavi mai a casa otto giorni prima mm. Beh, si giro... lavorava con la febbre io eh, spesso sì, mi attaccavi l'influenza da libera tutti professionista per forza lavoravo con la febbre adesso invece adesso no io ho preso recentemente lo streptococco a, a ecco gennaio a primi di gennaio una bomba sì. una bomba sì, sì. febbre non so, 39 e mezzo e vedevo i puffi, avevo i deliri, ad un certo punto mi alzo dalla stanza, chiamo il mio fidanzato, e dico Federico ma perché ci sono le tane dei puffi in camera? Che belli! E li vedevo proprio, ero fuori di testa. Come? Lo hanno... consiglio a tutti lo streptococco. No. Non hanno le tane i puffi. Infatti, bravo, eh. questo è il senso. Bravo. Eh. Perché? Eh, chi lo sa? Perché? Ma perché forse non hanno le tane nel bosco ma dentro casa hanno le tane mi Ma no, ma... però dov'è che vivevano? I funghi. funghi Però dentro casa non c'hai i funghi quindi hanno sì. le tane tipo Jerry. <ride> cioè io me lo immagino come la ah, porticina Jerry, nel muro Gerry topo sì, sì, okay. sì. Eh, Jerry il topo, sì, Jerry Ah, chi? che so, Jerry. Là, Vabbè, Jerry. stiamo parlando di cartoni animali, <ride> Jerry è lui, la leggenda Vabbè, Gerry che... eh senza Non mi voglio Tom. schierare, non mi voglio schierare senza Tom Prima S Sì ma se parliamo e di cartoni animati Ti dico Jerry Scotti tu dici Scotti, Calà Ma non sono eh. cartoni animati Sono <ride> esseri umani Li puoi conoscere Vabbè vabbè Però può essere pure che c'è Jerry Calà in casa La tana di Jerry Calà eh, Quello sì. farebbe Ah Ho visto Jerry Calà Ma amore Calà. perché abbiamo Jerry Calà sotto il letto? Sì Bello Ehm come, come si prende lo streptococco? Eh, sai che non lo so come l'ho preso. Mm. Comunque i figli fanno tanto. Eh, so, Solo così, cose eh. belle, sì. Si danno me questi è stata baci col... mascherati ah. d'amore ma in realtà pieni mm -hmm. di streptococchi. Mm -hmm. so, sì. vedi, questo, questo è importante, questo è un bel messaggio sulla maternità. Eh, sì, eh, sì. Tu gli dai amore e loro ti danno malattie in cambio. Eh beh, guarda più o meno così. Eh. Sì no, lo vedo con un po' di amici che ogni tanto dicono stiamo male da mesi, ah, fantastico. Sì, sì, poi più sono, più se la passano, se la ripassano Cioè non è che la prendi una volta e dici vabbè l'ho fatta, sono vaccinata finito. Ma perché questa questo? Perché sono, non hanno gli anticorpi e quindi... Se, ma Perché sono sporchi, cioè ah. fa, si toccano per terra, si mettono le mani in bocca ah. Cioè non si lavano le mani, se, a meno che tu non glielo dica Ma non è che sei sempre lì, lavati le mani! Insomma magari vai a lavorare, appunto hai delle altre cose da fare sì, sì, i bambini possono essere mostruosi da questo punto di vista. Infatti, ma lasciamo stare, dai, lasciamo stare. Stefano. Un'altra domanda? Andiamo, andiamo sì, sto, no, sto per andare avanti perché a un certo punto la carriera corre veloce. No, e, e scrivi un libro che io ho letto, che è molto bello. Non, non pe pensi che non l'abbia letto? No, no l'ho letto, l'ho letto. Sì, sì, sì. Eh. perché no, pensi non che non l'abbia letto? Non lo letto? so. L'hai letto quando l'hai letto? Con calma, nelle settimane precedenti a questa conversazione. Quanto puntata? tempo l'hai letto? Una decina di giorni. Enfì, così tanto? In solito chi lo legge lo legge in meno tempo. Eh? Però io leggo prima di andare a dormire e eh, quindi. Ti ha annoiato perché ti addormentavi? No, mi, mi addormenta qualsiasi libro. cioè, Posso leggere veramente qualsiasi. All'inizio alla, qualsiasi alla fine l'hai letto? Dalla prima all'ultima pagina, come mi hanno insegnato. <ride> no, perché di base io il mio libro lo consiglio dal capitolo 5 in poi. prima non Ah, sì, e allora, per gli amici a casa, dal capitolo 5, ma tanto lo dovete comunque comprare tutto intero, sì, ragazzi, sì. Perché dal capitolo 5 no, non ha battuta. Eh, infatti, infatti. sai quando devi fare le dediche. No, fammi ormai... vedere perché mi sono pure messo un'orecchietta, ma è dopo il capitolo 5, eccola qua. Vabbè, l'orecchietta la vedo dopo, e... ma ma fallo, fallo, è ven... fallo vedere, io sono venuto, alla... ah, sì, sì, venuto. Accendo nel mio fuoco. Eh. Prenda Lodigiani. Speri dillo, dillo bene, accendi il mio fuoco! Accendi il mio fuoco Brandalo, alla Disney eh, sì. il di Brandalo Di Gianni. Di... Bambini, perché? No. Fallo vedere in camera, Cooper. non guardarlo tu. Tu l'hai visto già. Fallo vedere allora. L'ho fatto le tre volte. Hai eh, capito. Ecco ho fatto qua. così. Vabbè, oh, allora, non è che eh. ce lo stiamo dicendo a voce. Non è che se lo vediamo, facciamo un fermo no. immagine qua davanti. Così, almeno. <ride> così di enorme appassione. Sì, mamma, papà, non litigatevi, vi prego no, no. per uh, farvi... Come ti è venuto in mente? Perché scrivere un libro è diverso da fare tutto quello che non è no, scrivere infatti, un libro? No ma infatti una follia, no, mi hanno... no, no ma in realtà non è un'idea mia, eh. cioè mi hanno contattata, l'editor Francesco Gungui mi fa ma senti ma perché non scrivi un libro? Io ma no, anche no, francamente, ho un sacco di... È ora di andare. Ho <ride> un sacco di robe. No, no, vabbè, ma dai, 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 pensiamo. Pensiamo alla fine. Alla fine, effettivamente, una storia da raccontare ce l'avevo che parte appunto da una nota autobiografica, che eh, ovvero mia mamma è una sinta, mio papà era un gagi, quindi un non sinto, e io un po' nel mezzo tra queste due culture. E Infatti, io l'ho trovato interessantissimo. Tutto il tempo pensavo, per l'appunto, speriamo sia, tratto, sia un po' autobiografico, se no si sta inventando tutte queste cose eh sui no, sinti. Vabbè, dicevo che, si stra fa, no, che strano modo di raccontare <ride> no. una storia. E poi facciamo questo e dicevo, spero sia un po' <ride> vero, perché se no è veramente. Inappropriato, invece l'ho trovato molto, molto interessante Al di là della, della storia che, che prende anche cioè, Ci sono delle cose che immaginavo Che se, se non le avessi vissute sarebbe stato difficile inventarsi E in realtà io non, non sapendo niente Tu stavi diciamo, durante l'anno scolastico tra i babbani Esatto tra, Madonna, tra noi sì, babbani sì, sì, sì. E poi invece l'estate sì. stavi sì, sì. Um, dai, dai sinti dai miei parenti, al, in Carovana, ecco, in Campina, nelle roulotte questo succedeva più o meno nel periodo delle elementari. Sì, quindi vivevo in casa per nove mesi, l'hai detto, facendo le cose che si fanno, no? Devo, cosa che si fa? Cosa che facevamo? Scuola. Volevamo essere le Spice Girl, volevo non essere, essere girl. Jerry Hallwell ma mi facevano fare sempre Mel C. Sempre Jerry eh. può essere perché questo, chi... bravo, Vedi, bravo. Invece, eh. Perché chi, chi è che invece faceva Jerry Halliwell? Eh, la figa, è una stronza maledetta che faceva Ida. Jerry Halliwell Ida. Ida. Vabbè, lei lo sa. Ida De Gregorio, nome e cognome, <ride> dai, querelami. Lei lo sa, lei lo sa, lei lo sa, e lo adesso lo sanno tutti. Adesso lo sanno tutti mm. che faceva Jerry Hollywell. Uh. E, no, e quindi così e poi le solite cose, appunto nella Lodi, che poi eh, nel mio quartiere, Torretta che ho chiamato Fossena, non si sa neanche per quale ragione. Che poi ad un certo punto ho dovuto cambiare tutti i nomi, cose. Quindi mi sono chiamata Kelly, pensate che fantasia. Perché... Brenda e Kelly, dico, non mi sgameranno mai. Perché, <ride> no? e, e poi capitava appunto in estate, appunto in estate andavo dai, dai parenti e, e lì si cambia, insomma, era figo, era divertente, si cambiava tutto, tutto il modo. Ma questo di, da, da subito, di... cioè da piccolissima che facevi questo... Sì, e eh, sì. sì, sì, eh. sì, sì. eh, Invece la parte del cioè, diciamo, il racconto nel racconto, cioè quindi il racconto di tua madre... Quello anche è vero o è un escamotage letterario? No, è un escamotage. Okay. Il fatto che lei ha scritto un diario... Sì. sì, sì, no, no, è un escamotage. E invece il fatto che lei... Cioè, lei ha scoperto dopo... Questo è vero. Okay. No, vabbè, sì. Diciamo che se lei, scrive, lei dovrebbe scrivere un... Qualcosa perché veramente ha una storia incredibile um, alle spalle. E sì, lei appunto mh, per farla breve mh, viene sì, eh, lasciata abbandonata da mia nonna eh, Sinta, e quindi mia madre viene affidata, mh, affidata sì, a una famiglia di Gagi a Lodi. Pensate che sfiga in tutti i posti in cui potevamo sfiga proprio a Lodi, io non so. Appunto, Roma, no, lodi, a lodi viene affidata una famiglia di Gaggi e poi scopre eh, più avanti, anche perché erano tutti biondi con gli occhi azzurri, i suoi fratelli, lei era l'unica mora con la carnagione scura, <ride> insomma, si vedeva che era un po' diversa. Scopre di essere stata adottata e quindi decide di andare a cercare i suoi genitori e scopre che sono giost alcuni giostrai, comunque che vivono nelle roulotte. Insomma, è stato, deve essere stato. Mi metto nei suoi panni, scioccante, no? No? Immagino proprio così. Manca miseria, miseria. E, però devo dire, loro sono stati bravi. Mia mamma è stata brava, lo, lo ripeto sempre perché evidentemente ha risolto tutti questi enormi nodi e, e quindi quando sono arrivata io io davvero in qualche modo mi sono vissuta la parte migliore cioè festa capito non ho mai avvertito la pesantezza di, di... cioè si erano, si erano già riconciliati sì, tutti si quanti... erano già riconciliati Beh, quindi... e loro dove stavano? c'erano in un altro... in giro Ah, ok, giravano. Giravano, okay. sì. Alcune sorelle, la sorella di mia mamma, mia zia, era a Dovera, che è a due chilometri da Lodi, cioè incredibile, erano lì. Ma ah. oh, incredibile, dovremmo. Scriviamo una fiction. Partendo da mia, Partendo stupendo. da qua, scriviamo e, una fiction. E com'era quella vita, appunto, quando andavi da loro? Eh. Cioè... eh mh, molto libera. Ah, libera di rubare! Eh? No, 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 cazzo, no, no. Però in qualche modo era una grande comunità, eh, eravamo liberi di andare un po' in giro, cose che magari a lodi non si potevano fare, cioè non si poteva fare perché, appunto, c'era la scuola, c'erano tante cose da fare. C'era una grande libertà emotiva, i bambini crescono molto velocemente, io mi sentivo molto cresciuta in quei tre mesi, ogni volta che tornavo a casa guardavo le mie amiche, allora dicevo, se sì, vabbè, ma tu che ne sai della vita? Perché comunque insomma era, facevamo un sacco di cose, un sacco di feste, um, andavamo molto a zonzo. E poi c'era questa roba per cui quando ci spostavamo da un campo all'altro, i miei non erano sempre, non vivevano sempre solo nelle carovane. Eh? Alle volte vivevano, hanno anche vissuto alcuni adesso vivono in casa in modo normale, come tutti normale, ho detto normale, ma mi denunciano, non si può più dire Però un tu, cazzo Però tu, tu lo puoi dire, tu lo puoi Io dire. Io lo posso dire, certo. Se lo diceva Rapone è finita. Quindi era bello perché dovevamo richiudere tutto. Anche questa cosa c'è stato un periodo in cui mio zio aveva un bilico, raga. Un bilico. Presente i bilici. In cui dentro ci metti le macchine eh, della Formula 1 per inter que quelle, quei bestioni giganti. Noi vivevamo dentro un bilico, noi mh, loro vivevano dentro un bilico, mh, riassettato a casa. No, spero una, non ho capito bene eh, cosa. Bisogna tirare fuori una foto, raga. Con camion... quell'accento romano a quest'ora, eh, perché sto parlando talmente tanto. Eh, che te l'hai perso un cioè... po'. dici No, 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 lo. Ah, beh, H, figa, sì, ma sì, non sì. senti. No, no, Dai, B. raga, tirate fuori una. C'è una sola B in bilico, quindi non, non ho capito. Dai, il bilico, ce l'avete presente? All'interno. Bilico mezzo. Vabbè, ah, eh, se cercavo mezzo, bilico eh, sì. è in bilico. Beh, è un no. camion. Un camion, un camion, però ci esistono e dentro ci trovi tutto cioè più stanze da letto eh, più bagni ma figo, era figo c'era moquette blu dappertutto ma figo non lo so potevano scegliere anche un altro colore in effetti blu un po' too much però beh, quello avevamo quello c'era c'è anche questa: in sul ponte col camion eh. c'è un camion in bilico sul ponte oh, quindi mia. spero non fosse beh. quello eh. no. <ride> no, 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 no. no. Pe abbiamo pensato alla stessa cosa e... Ehm... E quindi, quindi era bello anche appunto dover richiudere tutto, portare le cose su ehm, e partire spostarsi per un nuova, una nuova avventura ehm, molto interessante e facevano le, le giostre poi? Cioè, non mettiamo, tutti, no. No, ah, no. No, 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 no 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 no, alcuni, alcuni sì, altri no Mh, alcuni sono, hanno i mestieri si dice le giostre e, sì Boh non lo so, spero siano orgogliosi ecco, di, di questa cosa Io Tu che l'hai letto, vero che l'hai letto Come si chiama mia cugina? Eh ma se mi chiedi come si chiama mia cugina faccio fatica <ride> Figurati Figurati ah, no. Bah, no, ah, però... eh, Così sono capaci ah. tutti però No non guardi Sì bravo, ma bravissimo è, andata, è, andata... ma è un miracolo No eh, ti è andata perché... di culo secondo me No, Cameron, effettivamente. Cameron, ho preso Cameron, qualche, altro che il Super Nalotto. Cameron, sì, eh, cioè. Era, era impossibile. <ride> e, vabbè, quindi com'era la vita lì? Cioè, non te in detto, eh, no, no, sì, no. andavate in giro? Eh, sì. Sì, no, si, andavate in giro. So eh, cosa. No, che poi mi, mi ricordo, che mi raccontavi delle cose. Che cosa? Che tipo. Mm. Non riuscivo a fare la cacca. Ecco, io lo sapevo che c'era <ride> Ah, eh beh, perché sì, sì, succedeva che stavo proprio. Guarda, eh. l'unica orecchi orecchietta che mi sono fatta, ah, mm. che cosa? Mm, 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 mm. <ride> ah, mm. ah ah ah. Mm. Ma scusa, che non puoi cagare in bagno, e adesso, da qua vediamo se ritrovo il punto. È il pezzo in cui sono nel bosco, vero? Sì, volevo proprio arrivare là perché si collega a una rubrica di questo eh, lo podcast. So. Ecco qua: un minuto dopo sto cagando in mezzo a un boschetto, vista autostrada, ma anche fiume. Dipende da dove la guardi. Mi accovaccio in un punto neanche troppo nascosto. Mi fanno già male le ginocchia, mi aggrappa un ramo, mi concentro, squilla il telefono. Con la mano sinistra tiro fuori il cellulare dalla tasca. È mia madre. Allora, questo poi c'è tutta una conversazione telefonica, quindi mezza conversazione e mezza cagata. Bellissimo, Renesta se me lo sono segnato. Quindi volevo chiederti se questo è, tratto da, se questo è vero e è autobiografico, questo passaggio. Francesca, posso? <ride> non mi fa ridere perché io. Vabbè, dai, lo dico su, tanto non ci guarda nessuno, no? Dico, chiamo la mia gente, no? E dico: no, vabbè, figata. Il podcast rapone, figata. Bisogna farlo. Sì, sì, facciamo. E le spiego, le dico: guarda, se vuoi venire, vieni. Però, guarda, che alle volte si toccano dei, dei temi anche un po' forti. Tipo, eh, no, eh, tipo c'è una rubrica che si chiama Cacà. Cagare in discoteca. Cinque secondi di pausa e dico: oddio, è morta. Ho ucciso la mia gente. Che senso? Eccoci qua, eccoci qua. E no, allora, qual era la domanda? Sì, questo passaggio No, vabbè, quello no, vabbè, no, dai, quello proprio lì. No. E se questo non era vero, invece ti va di raccontarci un aneddoto, se ce l'hai, ci mancherebbe altro, in cui sei dovuto andare in bagno nel momento peggiore possibile. Guarda, io potrei parlare un'ora e mezza. Di... Guarda, noi qua <ride> chiudono a mezzanotte in oltrata. No, allora, ehm, no, diciamo, io in giro comunque di base. Già adesso far la pipì qui un po' too much. Eh, mh, faccio un po' fatica a farla in giro, non a casa mia. Vabbè, me l'ha chiesto, ti rispondo. Eh, certo, no, so no, ascoltando. no, infatti. Allora, se mi guardi ah. come <ride> <No>. sì, sì, <ride> non è che. Sì. Eh no, e quindi mh, però diciamo che mh, il mio rapporto con quella cosa è molto cambiato con gli anni. Io ero la classica un po' figa di legno. Io ho il cane, anche c'è cioè il pastore tedesco che giustamente caca strati. a più non posso come cane. No, e quindi quando mi capitava e mi capita spesso perché lo faccio sempre di raccogliere la cacca prima dei figli mi capitava di avere proprio, se capitavo sottovento, dei conati, no, così, no, e cioè, non un rapporto sereno, no, poi ho avuto due figli e il rapporto con la cacca è cambiato drasticamente perché le ostetriche, le puericultrici, hm? mm? complimenti, <ride> non lo so, ti dicono che il bambino sta bene se fa la cacca in un certo il neonato. Attenzione! C'è cioè una roba grossa così che hai no quindi a cui vuoi non bene però comunque te ne devi occupare perché non lo fa nessuno il cane non lo fa ti dice guarda che se sta bene è perché fa la cacca di questo tipo no? quindi c'hai prima il meconio che è la cacca scura nera uno schifo e poi c'hai la cacca oro e quindi io mi so oro veramente di color oro con dentro che poi se non digerisce bene c'è dentro i pezzettini eh, vabbè non entro le pepite diciamo no eh vabbè ragazzi è così me l'hanno insegnato e sono vivi i miei figli e cagano benissimo quindi voglio dire adesso e, e quindi è cambiato io adesso ho un bellissimo rapporto con, uh, con la cacca in generale non ho più grossi conati di vomito e um, basta continuo a non farla da nessuna parte la faccio solo a casa mia dove ho cagato e non dovevo cagare probabilmente in sala parto <ride> grazie ci sta vabbè. cioè come funziona spinga spinga eh. sta uscendo amore amore no 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 fermo <ride> questo è stato eh vabbè che però due su sta... due raga due su due hai cagato tutte e due le volte? eh, eh, oh, eh si vede che oh, forse era la testa del bambino chi lo sa no 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 però è giusto dei confronti dei figli perché se mi ci hai cagato solamente con me vuol dire <ride> Cioè, magari un figlio può... Sì, è vero, sei una, una buona madre. Eh, perché comunque quello devi fare, spingere. Eh certo, immagino che sia... Immagino non che è, è stato un momento bellissimo, ecco che mi ricordo, che dico wow, cioè, il parto me lo immagina... cioè proprio bello momento de... No, no, quel momento lì in cui mm. pensavo fosse la testa invece era tutt'altro. <ride> Ma sì, fa niente, io... Eh, fa niente un cazzo però, scusami. Che <ride> <ride> spingevo da 17 ore. E invece com'è la situazione bagni? Ah, Pensavo là sotto dopo il party. <ride> <secondo> me, <ride> no, invece mi stavo chiedendo. No, com'è <ride> la situazione bagni? Io adesso eh, sto per usare la parola campi, cioè quando l'estate... Quando... No, il bagno c'è, poi adesso sto per dire questa cosa, metà dei miei parenti si incazzeranno e diranno eh, però... Ci descrivi come l'altra parte dirà no, però brava, che coraggio, mamma mia, è una fatica sta cosa, Stavo, insomma sarebbe stato più semplice, scusatemi. E dicevi Qual è per che alle volte che è, ci sono i bagni nelle roulotte, ma di base io personalmente preferivo farla fuori, un po' più libera. Sì, giusto. Un po' più libera. No, no, va bene, è una bellissima risposta. Grazie. Era una curiosità che, come vedi, io forse dovrei andare in terapia e parlare di questo. Invece che della cacca? Eh, forse a sto punto sì, perché continuo a fare domani invece continuo ad andare là. A dire, oh, c ho pure della morte. Ma quale morte? Mm. Forse lei. dovrei tornarci anch'io dall'analista. Ma, eh, ma poi avevate anche una, un, una lingua solo vostra. No, beh, la loro. Ah, ecco, e co com'era? Era tipo. Mm, che non sono cose brutte da dire adesso vabbè sì si può dire vabbè, tanto si sa mm, lum, vabbè, che le prime cose che impari quando studi una lingua sono le parolacce eh, quindi appunto puttana e l'umli l'umli, lumli. che questo viene, viene utilizzato nel libro ti viene detto nel libro però anche in modo carino però anche in modo carino anche questo l'ho trovato molto bello ah, perché è anche un complimento piccola l'umli sì piccola sì. Ah, che dico. poi sarà sì, l'equivalente di quelli che Mamma oh, mio bellissimo, ti è bastardo. Sì. Non so, so se capita a qualcuno, però si, sì, 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 capita anche a me. Spesso ma erano solo parole all'interno di un cioè, dell'italiano oppure no, è no, una cosa. Complessa? Ci sono, no, no, no c'è proprio una lingua, però ah. io non, 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 la, non la conosco. So delle parole, delle cose, però mm. la riconosce. Se ti capita di sentirle, tipo, per mai, strada sai, mai, mai, mai. Ah. Non mi capita mai, ma ti ho detto che, eh, no forse non te l'ho detto, te lo dico, che io abito appunto a Milano, ad un certo punto mettono i mh, gonfiabili in piazzetta e porto eh, i miei bambini lì sui gonfiabili e mh, il titolare, non c'era nessuno perché c'erano 50 gradi, erano le 3 del pomeriggio, insomma il momento meno indicato, io ho questa idea da mamma pancina di portare i ragazzini lì e eh, il titolare del posto guarda i suoi figli e dice... Smettila di giocare, non vedi che stanno entrando i gagi. Dico, ma i gagi a me? Ma io non sono, io sono metà e metà. No, io sono, no, cioè, ma veramente? No? Questo è razzismo: questo è razzismo, al contrario. Entro, no, con Federico ero con il mio compagno, dico, ma adesso gliene dico quattro, a questo, eh, come si permette? Entro, dico, senti un po', e lui, no, e io, cosa? La milanese imbruttita. Eh, questo forse è un cerchio che si chiude, perché alla fine, mezza e, quindi... e mezza, ma tutta comica. Oh, 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 oh. <ride> e qui non gli hai detto niente, gli hai detto solo cosa, un cioè, devo... No, eh, sì, certo, cioè... vabbè, un giro in omaggio, grazie. Ah, vedi, vabbè, ci sta, no, ci sta, non no, gli sì. hai detto sono una di voi. No, no. basta, no, quel punto fine. E eh no, mi aveva rovinato tutto, dai. Non... Ma tu adesso che hai fatto questo libro e hai parlato di queste tue origini, eh, senti, ma ti senti anche un po' come una sorta di ambasciatrice della cultura no. sinti, no? No, no, dai. No, no. no sento di aver romanzato parte del... Mi vuoi mettere in difficoltà? Eh? No, no, però nel senso, siccome è una comunità che viene spesso vista male, bistrata, tu potresti essere un po' un ponte no? tra queste due no culture. non credo no no, io ho raccontato la mia esperienza romanzandola ed è con grande piacere con grande orgoglio con grande anche trasporto perché comunque insomma è stato un bel momento no quello appunto di fermarsi e fare un po' i conti con quello che è stato perché mentre vivi non è che dici ah che figata sto vivendo no vivi e basta poi quando ti fermi effettivamente è bello tornare indietro e No, quindi no, non credo di essere la paladina della luna, no? Com'era Sei Moon, No, semplicemente mi fa insomma, mi, fa, mi ha fatto piacere fare questo piccolo coming out, com'è che si chiama? Boh. E raccontare che ci sono gli zingari che esistono. Uso questo termine anche se non si dovrebbe, um, che ci sono gli zingari buoni, gli zingari cattivi, i gagi buoni, i gagi cattivi, insomma, una noia micidiale. Però questo è il mio libro fa ridere anche, però non c'è solo questo. eh? È vero, fa anche ridere! È vero e basta! E Stefano, siamo, siamo in chiusura. Quindi... Eh, ma è vero che come dici nel libro ti limonavi un disegno di Jim Morrison? Mm. Sì. sì. Avevo il Murales um, fatto a matita di Jim Morrison in camera. Ma eh, quanto ci assomigliava effettivamente a Jim Morrison? <ride> era identico si sì, fatto identico perché l'ha fatto uguale. un bambino no no no, no, non era... ah, no. Ah, nel libro dice però è... la fatto... era romanzata no. l'ha fatto era identico chi l'aveva fatto? figo eh. uno uno ah, e quindi era identico eh. uguale buonissimo eh, ma non si cancellava la bocca ogni sì, volta si ah. cancellava e infatti ero tutta sempre un po' sporca, eh, credo veramente di avere. i sì, primi baci dati a Jim Morrison. E sì, essendo fatto a matita, si cancellava tutto, e quindi poi ogni tanto doveva andarli con la matita a ricalcare i bordi, a sistemare un po' la bocca, perché era tutta spor sporca. T tutta sbaciucchiata. Sì. Però, i primi baci a Jim Morrison. E c'è nel libro, cioè, secondo me dai è divertente quella parte lì, cioè, è anche un po' erotico, eh. Sì, sì. Ci sono non sei arrivato, vedi che non l'hai letto fino a Guarda, non mi, far dire, non, mi far non mi far dire le cose. Eh. <ride> non mi far dire le cose che mi imbarazzo, però ci sono arrivato. C'è no, anche una scena... Sì, sì. No, no. no, quella delle palle, della una palla. La si palla. La palla. Si cancellava una V. No, no, una palla. palla. Ah, no. <ride> ah, Ok. Una palla. Ho sentito un... Uh -huh. <ride> cioè, ma tu di... non hai fatto ancora pipì. Eh? Cioè, più... Guarda, sto malissimo. Sì, ma lo ma sai che adesso... io sto no, veramente... Siamo, siamo veramente in chiusura, però il libro eh, fa ridere, fa riflettere, è anche erotico. Io, io me, lo sono, me lo sono letto molto lentamente. Non l'hai comprato, te l'ho mandato. Uh, secondo me... Però comprato. tu l'hai comprato. Io l'ho comprato. Quindi siamo a posto, dai. Quindi, eh. Ma io forse l'ho comprato. Eh sì, no, l'ho comprato. comprato volentieri. Perché non non credo? tu niente, proprio mi dai zero fiducia. Vero, comprato un libro e letto, non continui a non, sicurati, non crederci. No, no. Ah, no, no, questo no, per infatti. farti capire come sono serena nelle mie relazioni in generale. No, però a me invece il libro mi è piaciuto, se volete lo trovate su internet nelle migliori librerie d'Italia. E adesso un altro applauso per Brenda vabbè, Lodigiani vabbè. Se vi va fatelo anche a Stefano Rabone, a Snodo, a The Comedy Club, fatevi un applauso anche a voi che siete tantissimi stasera. E un altro all'ospite. Ciao a tutti, ciao a tutte, Grazie. ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.